senza coia. È la rettore presa a schiaffi, moralmente, da Donatella Milani. Senza pace su Rai 1 per Amadeus che, ora o mai più, torna sulla polemica di sabato scorso. La Milani canta da sola una versione rock di Splendido Splendente, ed è un caporetto tra esibizione e critiche dei Coiacchi. La superstar Ornella Vanoni 2. Non siamo a uomini e donne. A distanza di una settimana, e a mente fredda, Donatella Milani chiede scusa a modo suo. Non volevo più commentare questa scusa, le ho chiesto scusa. La mia reazione è stata forte e spropositata come accade tra amici. Pesanti critiche. Dopo lo sfogo dietro le quinte, la rettore è stata presa a schiaffi, moralmente, da Donatella Milani. Nonostante gli inviti degli altri coiacchi a rivedere la sua posizione, Donatella rettore non si esibisce in coppia con la Milani. La performance rock della concorrente, però, viene sonoramente bocciata dai coiacchi, durissimo re il canziano. Ti ho dato 5 perché canti male, sei calante e in ritardo rispetto alla base musicale. È inutile che fai un arrangiamento rock e poi canti come una cantante di liscio tutta indietro. La discussione di prima non aiuta, ma non l'ho fatta io. L'intonazione non fa a cazzotti né con l'indigestione né con le mestruazioni, se uno è intonato. Orietta Berti è lapidaria. Ho dato 6 perché non ne ho capito niente. Insomma, anche nel programma di Amadeus accadono di cotte e di crude. Sono solo canzonette. Di domanda. È la rettore presa a schiaffi, moralmente, da Donatella Milani. Quest'ultima, dopo aver definito le sue canzoni come delle canzonette, si è vista bersagliata non solo dalla giuria ma anche dalla sua, ormai, ex coiacchi. Nonostante la Milani sia contro tutti, il televoto la premia e le fa scalare l'intera classifica posizionandosi sempre in alto. Nelle prossime puntate, ne vedremo delle belle.